Inaugurato dal presidente statunitense Barack Obama sul National Mall di Washington, il primo museo dedicato alla storia e alla cultura afroamericana, gestito dall'Istituto Smithsonian, 13 anni dopo la ratifica del progetto da parte di George W. Bush. Con Obama Ruth Bonner, figlia di Elijah Odom, un uomo nato schiavo nel Mississippi. Fra anni, come tutti voi, Michelle e io, potremo visitare questo museo, non soltanto con i nostri figli, ma se tutto va bene, con i nostri nipoti. Insieme ne sapremo di più su noi stessi come statunitensi, sulle nostre sofferenze, le nostre gioie e i nostri trionfi. Il museo permette agli statunitensi di inquadrare le vicende di oggi in un contesto storico, ha aggiunto Obama riferendosi ai fatti di Charlotte. Con il nuovo Smithsonian si realizza l'idea di alcuni veterani afroamericani che 101 anni fa proposero un monumento al contributo dei neri alla storia degli Stati Uniti.